Pilotti Sipontini ancora in N2. Sì, Pilotti Sipontini ma abruzzesi. Siamo di Ortona, è già il secondo anno che veniamo qui. Il percorso è molto bello, molto tecnico e mette veramente a dura prova i piloti e le macchine. Secondo anno consecutivo qui a Monte San Giovanni, io ti chiedo perché? Perché siamo affezionati a questa prova speciale in particolare, poi siamo amici di Mario Nardozzi, uno dei big. Uno dei big che domani senz'altro avrà gli occhi puntati addosso. Ok, allora lasciamo anche l'equipaggio numero 40, ovvero Damiano Giuseppe, Tiberio, Sonia, lì c'è il fan club, quindi anche dall'Abruzzo ha detto sono sbagliato. Equipaggio Damiani Tiberio per i colori della scuderia Piloti Sipontini direttamente dall'Abruzzo. Allora Giuseppe, dopo questa prima prova come sta andando? Beh, andando abbastanza bene, siamo partiti molto deconcentrati, ma la colpa è tutta mia, ho cominciato a sentire Sonia forse dopo metà prova, però tutto sommato la prova è sempre molto tecnica e quindi anche molto divertente. Al cimitero ti abbiamo visto con qualche problema di staccata, c'è qualche regolazione da ottimizzare? Sì, forse la frenata sul posteriore, l'aumenteremo però. In bocca al lupo. Crepi. Ma io volevo dire che quando il gatto non c'è... No. Con Giuseppe Damiani e Sonia Tiberio. Allora, dopo queste prime tre prove, come sta andando? Beh, diciamo sempre meglio, infatti comunque siamo secondi di classe a pochi secondi dal primo, che penso sia difficile a questo punto prendere. E del resto stiamo migliorando molto sia sulla guida che sulla macchina, anche proprio per il fatto che è una prova molto tecnica e difficile, ecco, difficile da memorizzare e da interpretare, però stiamo cercando di lavorare al meglio. Bene, Sonia, qualche parere da parte tua? No, nulla da dire, assolutamente, si sta comportando bene, ci stiamo comportando bene come equipaggio, va benissimo, stiamo dando quello che possiamo, quindi va bene così, va benissimo. Ma qualche paura te la sei presa? Sì, la verità. più di una, poi avrete modo di vederlo nel camera car, di sentirlo più che altro nel camera car. Grazie ragazzi. Grazie, grazie.
Però prima di chiudere, due parole sull'assistenza, perché le abbiamo visti organizzatissimi, soprattutto dal punto di vista delle libagioni, meglio dei team che hanno le URC in gara. Beh, non vuol dire avere una macchina piccola e non essere professionali. Io penso che siamo una bella squadra e professionali, direi quasi al top. Nulla da dire da parte mia. Dei ragazzi fantastici. A posto così. Bene, in bocca al lupo per l'ultima prova, ci vediamo all'arrivo. Ok. Crepi, a dopo. Grazie ragazzi. Se non ricordo male, eccoci qua. Allora, come è stata? Una gara molto dura. Abbiamo lottato fino alla fine per prendere il primo posto, ma non ci siamo riusciti. Ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Poi che dire, Sonia, la mia navigatrice, nonché la mia ragazza, è stata fantastica. Forse qualche passaggio ho avuto paura, ma forse lì potrò spiegare meglio. Sentiamolo, ok? Addirittura paura di qualche passaggio? Sì, specialmente nel secondo, è andato un po' troppo forte, abbiamo rischiato un po', parlo al plurale, altrimenti si sgrida. No, e sì, effettivamente ho preso un attimo di paura, però è andata. Vabbè, ma L'ho calmato un po'. Perfetto, lo stavo per dire proprio questo, cioè il navigatore e la navigatrice ancora meglio, proprio questa funzione di diciamo dare quella carica in più quando c'è bisogno di darla e frenare quando c'è bisogno anche di frenare in certi momenti. Va bene, la coppia è questa, allora Damiano e Giuseppe insieme a Tiffany Soia, che noi ringraziamo, adesso ci trasferite nella zona del parco chiuso e le coppie le diamo dopo, no? Vi richiamiamo dopo per l'assegnazione delle coppie a tutti quanti. Adesso era soltanto una fase di breve intervista e commenti a caldo sulla gara che si è appena conclusa. Tanto vedo che ridono, stanno già festeggiando le due sorelline scalmanate dentro la prossima auto. Damiani, Giuseppe, insieme a Tiberio e Sonia. Thank you.